Adam, sono David. Sei entrato? Sono appena arrivato all'ingresso. So che sei convalescente, ma abbiamo un problema. Un'irruzione presso lo stabilimento di Milwaukee Junction. Vieni all'eliscalo. Devo prima vedere Pritchard. C'è un problema al mio innesto retinale. Frank è al primo piano, nel laboratorio. Dai, sbrigati. C'è gente che rischia la pelle. Salve gente, sono Larus ed ecco il caso Deus Ex Human Revolution, la nostra seconda puntata. Come avete ben sentito, c'è un problema, uno stabilimento, perché ci sono dei terroristi che hanno preso questo stabilimento. Però prima dobbiamo andare da nostro caro amico Pritchard, farci sistemare l'innesto retinale. Allora, cos'è successo? Ti sei incastrato nel condotto d'aerazione lungo il tragitto? Anche io sono felice di vederti, Francis. Il mio schermo retinale ha qualche problema. Puoi ripararlo? Se è quello che penso, probabilmente. Naturalmente potrebbe... A quanto pare i processori grafici sinistro e destro non erano perfettamente sincronizzati, ma non preoccuparti. Il tuo impianto di monitoraggio della salute si attiverà presto, riparando eventuali danni. Lo schermo retinale dovrebbe essere a posto ora. Il software di riconoscimento non distinguerà ancora i nemici, ma il radar e il reticolo di puntamento dovrebbero funzionare. Idem per i dati biomedici, in caso di dolore. Perfetto. Abbiamo finito. C'è Sarif che mi attende all'eliscalo. Lo so, degli estremisti hanno fatto irruzione negli stabilimenti produttivi sequestrando degli ostaggi. Forse questa volta farei qualcosa di buono. Sto in silenzio perché non le voglio dire le peggio cose. Per tua fortuna farò finta di non aver sentito. E con questo ti saluto. Bastardo. Aspetta, ma che cazzo? Final Fantasy 27. Non smettono mai quelli da Square Enix. Magari ne annunciassero uno nuovo. Uno decente nuovo. Andiamo avanti. Comunque, come ben vedete, siamo Adam Jensen potenziato. Adam, quanto disti dall'eliscalo? Ci sono quasi. Bene, perché gli SWAT stanno per trasformare tutto in un incubo mediatico. Raggiungimi all'elicottero, ti illumino strada facendo. Bentornato, Jensen. Credevo che per un po' non ti avremmo rivisto da queste parti. Sai come funziona, Malik. Il lavoro chiama. Ma chi lo dici? Ero in tuta alare, a metà strada verso la cima del Renaissance, quando ho ricevuto il 911. Ma tu? 6 mesi sono veramente pochissimi per ritornare tra i vivi. Sei sicuro di essere pronto? Beh, c'è solo un modo per scoprirlo. C'è solo un modo per scoprirlo. Ricevuto. Il capo è già a bordo e sta discutendo con la squadra di intervento tattico della polizia. Hanno circondato l'edificio, ma il signor Sarif vuole che tu sia il primo ad entrare. Sei pronto? Perché prima decolliamo e meglio sarà per tutti. Sono pronto. Sono pronto. Perfetto, allora si decolla. Ho detto a Farida di atterrare su un edificio. È meglio se la folla non ti vede entrare. Ok, a patto che decolliate non appena scendo. Allora di che si tratta? Chi sono questi tizi? Puristi umanisti, così si definiscono. Gli stessi che stanno facendo esplodere le cliniche LIMB sparse per il paese. E lei ci crede? Dubito che l'attacco di oggi, poche ore dopo l'arrivo del Typhoon per avviare la produzione, sia una coincidenza. Il Typhoon? Il team di Megan lo stava testando il giorno che quel bastardo... Adam, so che tu e Megan eravate... Chi c'è al comando della fazione? Si chiama Sanders. Eccolo, è lui. Non è un potenziato, Adam. Quindi non può essere uno dei mercenari che ci ha attaccato. Ma di certo sapeva come infiltrarsi nello stabilimento. Ricevuto. Quindi come vuoi che la gestisca? Priorità assoluta al Typhoon. Tratterrò gli SWAT finché non lo recupero. Per quanto riguarda l'approccio da utilizzare, sei libero di scegliere. Letale o non letale? Non letale, non voglio ammazzare nessuno, come ben sapete. Quello dell'ultima puntata è stato solo un incidente.
Non volevo ammazzarlo, però mi devo redimere. Non ho intenzione di scatenare una sparatoria, voglio solo neutralizzarli. Ok, ma fai in modo che non si risveglino per avvertire i propri compagni. Ricordi ancora la struttura? Corridoi stretti e soffocanti. Però i laboratori sono spaziosi, coi soffitti alti. Allora preferisci un'arma a lungo oppure a corto raggio? Arma a lungo raggio, perché? Se il nemico va nel corpo a corpo, Adam Jensen ha un'abilità che può tirargli un pugno in faccia e stordirlo. A lungo raggio, ovviamente, Adam Jensen non ha ancora i poteri di tirare i pugni a distanza. Quindi utilizzeremo un'arma per stordirli a lungo raggio. Se riescono ad avvicinarsi, li sistemo personalmente. Ecco come ho detto. Tenta di non distruggere nulla di costoso. Tento. Il Typhoon dovrebbe essere nei laboratori di produzione. Ma Pritchard ti dirà di più una volta dentro. Si occuperà lui delle comunicazioni. Meraviglioso. Nient'altro? Tieni gli occhi aperti per gli ostaggi. Liberali se puoi. Ma la tua priorità assoluta è il Typhoon. L'abbiamo progettato per le agenzie governative. E se non lo consegniamo intatto e ancora segreto, hai capito. Sono sicuro che non mi deluderai. Signori, prepararsi all'atterraggio. Ok, muoviamoci. Io mi aspetto di combattere solo dei miliziani, non truppe eccessivamente equipaggiate. Tento anche di salvare degli ostaggi, perché ha detto ci sono. Però ovviamente la priorità è il Typhoon, come ha detto il nostro capo. Jensen, sono io, Pritchard, dove sei? Su un tetto che dà sullo stabilimento. Bene, il tuo punto d'ingresso dovrebbe essere agli arrivi e alle spedizioni. Dovrebbe, Francis. Cosa diavolo significa? C'è un'entrata di servizio lì, strettamente sorvegliata dai puristi, immagino. Ma se non ti piacciono gli assalti frontali, puoi sempre provare dal tetto dell'edificio. Bene, ok. Qua c'è uno. Vi avevo spiegato prima degli stordimenti? Ecco cosa sono. Sono queste cose qui. Praticamente Jensen può tirare a pugni tutti quanti. Ma come lo strascini, Jensen? Come cazzo lo trascini? Aspetta, fatevi guardare. Oddio, poverino. Ok. Comunque, nascondiamolo, perché l'ho solo stordito, non l'ho ammazzato. Possono svegliarlo in qualsiasi momento se lo trovano. Prendiamo tutto. Ha detto che c'era un'entrata sui tetti. E come ben sapete, nei videogiochi nulla è lasciato al caso. Fuck Sarif, lol. Comunque, vediamo. Di qui cosa c'è? Esploriamo un po' tutto. Dardi per arma stordente, bene. Là c'è la porta. Qua c'è un passaggio. Ah no, qua c'è troppa gente. No, non mi va tanto. Vediamo qualche altro passaggio. Forse di qui possiamo passare. Aspetta, fatemi vedere. Sì, ce l'abbiamo fatta. Yeah. Quindi passiamo dal tetto. Cavolo. Non voglio diventare una salamandra, quindi vediamo se riusciamo a fare qualcosa, tipo utilizzare questa cassa per... Sto per dire, possiamo utilizzare la cassa per camminarci sopra e saltellare con la cassa fino in là, però non è una buona idea, visto che la cassa è esplosa. Vediamo di qua se c'è qualche passaggio. Ah, un condotto elettrico, bene. Vai così. Ciao Pipponi, ciao. Passo da sopra.
Ah, un condotto, in stile Richard, James Bond. Sono dentro. Ben fatto, Jensen. Posso chiederti come? Un condotto sul tetto. Lo inserirò nel prossimo rapporto sulle falle di sicurezza. Fantastico. Vedrò di prendere nota. Il Typhoon è nei laboratori di produzione. Passati i laboratori di assemblaggio, c'è un ascensore che ti porterà lì. Ricevuto. Ok. Stavo controllando la zona. Là dovrebbe esserci la zona in cui c'era la porta. Quel corridoio lì. Noi dovremmo essere sopra un edificio. Possiamo scendere di lì e stare in quella posizione lì, ma credo che non ci sia nessuno, cioè non ci sia nessuna uscita. Perché a quanto pare sembra un vicolo cieco e là c'è comunque una persona. Sembra un buon punto per cecchinare, ma non mi va tanto. Là c'è una entrata che parte da sotto e lì una porta. Di là, in quel passaggio sopraelevato, forse possiamo passare saltando su questi lampadari, ma non voglio rischiare. Quindi direi di passare da giù e poi dopo vediamo che fare giù, ok? A volte la scelta migliore è sempre la più facile. Vediamo se qua c'è qualcosa. No, no, niente, nulla che mi interessi. Munizioni di armi che non uso. Ok, non mi dovrebbero guardare. No. Vattene, tu. Aspettiamo un attimo che si giri. Ti vuoi girare? Ah, bravo. Errore, effettivamente. Attenzione, là c'è uno. Aspettiamo un attimo. Non voglio farmi beccare. Ho idea di accerchiarli a questo lato, che magari poteva essere una buona idea, perché alla fine accerchiarli di nascosto, anche senza ammazzarli, è comunque una buona idea. E passiamo. Vedete come sono stealth. Ah, e qua c'era la scala che portava in su. Di che cosa c'è? Fatevi controllare. Ah, come ci si arriva lì? Aspetta. Sono curioso. Proviamo a mettere una scatola. Non ci sono mai andato qui, mai. Vediamo un po'. Qualcuno ha visto di Reg? Starà facendo una camera. Wow, sono un figo. Deus Ex è fantastico perché in ogni missione, in ogni punto, abbiamo un approccio libero da utilizzare. Ok, potete vedere se è entrato dei condotti. Jensen, ho provato ad aprire la porta del laboratorio di assemblaggio, ma i codici di sblocco non funzionano. Devono averli cambiati. Cosa? Ma non avevi mica... Ci sto lavorando, ma a meno che io non trovi la falla e la sistemi, dovrei manomettere la porta manualmente. Richard, chiudo. Ok, dobbiamo provare a violare il sistema con l'hacking. In Deus Ex c'è anche una meccanica di hacking che è un minigioco. All'inizio è abbastanza semplice, però più avanti diventa subito complicato. Dobbiamo solo cliccare e basta. Non è tanto complesso all'inizio, però dopo è molto più complicato. Ok. Security lever 3. Bene. Vediamo se qua c'era qualcosa. Ok, possiamo entrare. Vediamo. Oh, la situazione. Là c'è una porta. Non so come passare perché qua siamo davanti a tutti. Oh, con calma. Bene. Non dovresti essere qui.
Come hanno fatto a vederli? Sono un pippone. Ok, riproviamoci. Questo è il secondo tentativo. Uno può comunque morire. Poi sto giocando a difficoltà Deus Ex, quindi posso anche sbagliare ogni tanto. Dai, non siate così cattivi con Sir Larus. Porca troia, l'hai ucciso, Cristo! Me l'hai cercata. Alla fine ce l'ho fatta. Boh, sono passato da qui. Che figo! Alla fine la situazione più semplice era buttarsi. No, ho anche trovato questo condotto qui. Vediamo un po' dove porta. Oddio, dove stiamo passando? Ah, ciao pipponi, sono davanti a voi, sono sopra di voi, non mi vedete? Oh, che peccato. Ah, ci sono gli ostaggi. Sembrano gli ostaggi quelli. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa per loro. Vediamo. Magari... chissà dove porta questo condotto. A quanto pare potrebbe portare da loro. Non entrate. Ah, noi non stiamo usando la porta. Oh cavolo, cavolo, cavolo. Oh, oh cavolo, che cos'è questa, una bomba? A gas? Dov'è la squadra artificieri? Facci uscire da qui! Ma che fai? Fa qualcosa! Cavolo. Tutte queste vite sotto la mia mano. Fa qualcosa! Facci uscire da qui! Sbrigati! Dai, dai, dai! Accesso consentito. Dispositivo di autodispersione disinnescato. Conto alla rovescia terminato. Buona giornata. Richard, avverti Sarif. Ho trovato gli ostaggi. Dimmi che devo riferire buone notizie. Sono al sicuro e rimarranno qui. Gli SWAT dovranno estrarli non appena avrò il prototipo. Avverto Sarif, ma non metterci troppo. Ok, vediamo di parlare. Sentite, con uno di questi. Ho bisogno che manteniate la calma, abbassiate la voce e attendiate l'arrivo degli SWAT. L'impianto non è ancora sicuro. Non ancora? Ma quei terroristi hanno mia moglie! Tua moglie? E il direttore, Josie Thorpe. L'hanno presa per accedere all'edificio amministrativo. Stavano cercando delle prove. Per favore, da allora non l'ho più vista. Devi trovarla. Ok. Farò del mio meglio. Per il momento ho bisogno che rimaniate qui e attendiate la polizia. Siamo intesi? Sì, va bene. Ma ti prego, sbrigati. Dicevi che erano in cerca di prove. Che tipo di prove? Non lo so. Sono puristi. Sono convinti che il corpo sia sacro e che non debba essere contaminato. Probabilmente vogliono qualcosa per condannare il nostro lavoro. Erano al corrente del Typhoon. È un contratto top secret. Come potrebbero? Ed è arrivato soltanto un'ora fa. Ti prego, non credo che sapessero che c'erano dei dipendenti oggi. E ora che sono spalle al muro, devi ritrovare mia moglie. Per favore. Ok. Ora possiamo utilizzare la porta. Sì. Bene. Oh, da dove passiamo però? Ora. Oddio, dobbiamo passare davanti a tutti. Non è che mi va proprio a genio questa idea. Però se non ho altre alternative. Oddio, dai. Cazzo. Posso stordirlo con l'arma? Ah no, ho utilizzato la birra per sbaglio, sono sbronzo. Dai. Dai, uomo a terra, dobbiamo spostarlo prima che la telecamera si sospettisca. Via, 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 via. Via, via, via. Portiamo sto cadavere più lontano possibile. Oh no, 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 no. Non ho visto la telecamera. Con pazienza. Ok, stai qui, stai qui. Prima ti devo prendere tutto quello che hai. Ok, questo qua, questo qua. Bene.
Hacking ancora. Nessun codice viola, dai. Bene. No, dobbiamo passare da questo lato. Sì, da qui. Perché sto guardando qua, c'è solo un lato in cui non si può passare. Quindi dobbiamo per forza passare da quassù. Con l'hacking. Accesso con... Ok. Sbloccato. Oddio. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Aspetta. Su Deus Ex la regola è questa. Dietro delle casse c'è sempre qualcosa. Quindi utilizziamole a nostro vantaggio. Bene. Prendevo anche dei pe per questo. Merda. Non l'avevo visto. Non ci avevo fatto caso a lui. Ok, bene. Stordito. E noi ti mandiamo qua dentro, nella cella frigorifera. No, cazzo, apriti. Bravo. Qui. Palmare carta di credito. Tab per leggere. Anana. No, non importa. Oddio, granate, di tutto c'è. Dardi per arma stordente. Oh, che ben di Dio. Dentro il cestino, niente. Ok. Oddio, oddio. Passiamo da qui. Troppa gente. A me non piace quando c'è troppa gente. Sembro un sociopatico, lo so, però... A me non piace quando ci sono tante persone. Tante, tante. Adesso c'è qualche passaggio, magari potevo utilizzarlo. Magari. Non lo so. Su Deus Ex, tutto ciò che vedi, lo puoi fare. Quindi, sbrighiamoci. Andiamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Non ci siamo fatti notare, tranne prima che sono morto. Vediamo un po'. Bonjour. Oh cazzo. Quella lì era una torretta. Non è tanto amica. Vediamo di passare qua dietro. Potevo anche hackerare la torretta se volevamo, però non mi andava. Perché non sono un hacker. Io sono solo un figo. I fighi non fanno gli hacker, quindi... Ehi, tu, torretta! Oh, cazzo, 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 cazzo. Mai più. Ehi. Che cosa c'è qua dentro? Allontanati dalla console, ora! Un potenziato. Aiutami! Figlio di puttana. Richard, ci sei? No, sono alle Maldive. Collegami a Sarif, ora! Adam, sono David. Hai il Typhoon? Sì, ma aveva ragione quando sosteneva che c'era qualcos'altro sotto a questa storia. Ho qui con me un purista morto.
Un purista dai bellissimi innesti cerebrali. Oddio. Non toccarlo. Avremo bisogno di un esperto per recuperare l'hub neurale, nel caso sia manomesso. Ricevuto. E Sanders? Gli SWAT iniziano a spingere per potersi muovere. Trovalo prima di loro e occupatene. No, sono andato sbagliato, scusate. Ok, allora andiamo a affrontare Jake Sanders e soccorriamo lì la moglie del dipendente. Ok, muoviamoci. Bene, quindi abbiamo salvato il Typhoon. Però gli SWAT stanno irrompendo. Guardate giù come combattono. Che belli bellini. Una scatola riciclabile. Vieni scatola, sarà la mia migliore amica. Oh, scusa, scatola, vieni qui. Scatola. 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 Stai dicendo che non abbiamo nulla. Sembra che ci sia qualcosa in movimento. Oh cazzo. No, non devo lanciarti scatola. Forse non dovevo lanciare la scatola. Scusa scatola. Hai fatto un buon lavoro. Merda, non c'è niente. Beh, non c'è niente. Sì, una scatola volante. Non c'è niente qui. Andiamo comunque avanti. Bene, bene, bene. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Oh, un condotto d'aria. Viaggiatore. Oh, oh, oh. Tu, 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 tu. Bene, oh. No, non c'è nessuno. Oddio. Ehi, se sei qui dentro farai meglio a uscire. No, meglio che stia qui. A sapere che cazzo hai sentito. Qui non c'è niente. Esatto, vattene. Coglione. Vattene. Via. Bene. Che salto atletico. Non mi ha visto. È un cieco. Non so che significa. Oh mio Dio, come fanno a non vedermi? Ok, abbiamo superato tutti quanti. E ora apprestiamoci ad affrontare Sanders, credo che sia Sanders. Non raccontarmi balle! Non voglio farti del male. Sei un civile. Ma mettimi alle strette e lo farò. Se non volevi fare danni, dovevi startene a casa. Guarda un po', il mastino di Sarif. Sei qui per fare pulizia prima che arrivino gli sbirri? Crede che stiamo infrangendo la legge. Cagliate! Tutti gli ibridi infrangono la legge. Siete solo fecce. Non ti sarà facile convincere la gente che sei diverso quando sapranno che avevi un cyborg in squadra. Scusa? Ho trovato il tuo cervellone nei laboratori. Stava tentando di superare il firewall. Bel tentativo, cabrone. Ma non ingaggerei mai un tostapane come te. Fermo lì, Latina! Ho delle faccende da sbrigare, entiendes? Se quello che dici è vero, e non sto dicendo così, allora devo scoprire la verità. Quindi io e la vieca ce ne andiamo. No, no, non ti lascio andare. Ok, possiamo affrontare Zeke. E quindi prenderlo a pugni. Possiamo lasciare andare Zeke con l'ostaggio. Oppure possiamo cercare di liberare l'ostaggio. Non posso lasciarti andare con lei. Non muoverti, Latina! Ti ho avvertito. Rimani dove sei o ammazzo questa puttana. Stronzate.
Non ammazzeresti mai un civile. Esatto. Sono un veterano decorato. E non mi faccio manipolare. Devo scoprire chi si nasconde dietro questa storia. E la direttrice è il mio biglietto per la salvezza. Senti, qualsiasi cosa stia accadendo, scotta. Hai più possibilità di andare a fondo della faccenda collaborando con me. Ma finché non la liberi, ho le mani legate. Sei loco? Non collaboro coi tostapane. Gesù, devi avermi preso per un coglione. D'altra parte, è quello che stanno pensando tutti in questo momento. Intrappolato dagli sbirri e con l'unica alternativa di prendere un ostaggio. Che situazione di merda. Ok, su Deus Ex esiste anche un sistema di dialogo e noi possiamo scegliere delle scelte, ovviamente varia dal profilo psicologico del personaggio. Da quanto ho sentito, se avete notato, quando Jensen ha detto finché tu hai l'ostaggio, io ho le mani legate, non posso fare assolutamente nulla, lui ha abbassato un po' la guardia. E quindi magari, secondo me, umiliarlo è inutile. Ti sei inceppato! Umiliarlo è inutile. Farlo ragionare è uno stupido. Secondo me dovremmo solidarizzare, che così riusciremo a comprendere. Potrebbe andare peggio. Sei ancora in piedi e ti assicuro che non era nei piani del hacker. Hai detto che sei un veterano, quindi so che hai le palle quadrate. Non ti serve un civile per uscire da qui. Vedete? Vedete com'è? Non hai tutti i torti, eppure li conosco quelli come te. Ne ho incontrati milioni nel golfo. L'unica cosa che interessa a voi robottini è fare i vostri interessi. Proprio come la polizia là fuori. Sarei uno stupido a seguire il tuo consiglio. Visto? Sta abbassando un po' la guardia, sta pensando, lo sto facendo ragionare. Umiliarlo è inutile, quindi continuo su questa strada. L'unica cosa che interessa ai poliziotti è la salvaguardia dei civili, proprio come a te. Hai rischiato la tua vita per aiutare gli altri. Non è da te perdere la testa. Io lo so. Ma loro lo sanno? Sai una cosa? Ora basta discutere. È il puto che ha ingannato mio fratello, ci crede sconfitti, ma siamo ben più duri di quanto pensa. Lo troverò insieme ai suoi complici e quando accadrà vedranno l'angelo della vendetta in azione, baby. Vedete che sta diventando sempre un... inizia un po' a ragionare secondo i nostri gusti e sta abbassando un po' la guardia, quindi sta un po' ragionando su quello da fare. Hai più onore dell'uomo che ti ha tradito. Non deluderai tuo fratello in questo modo. L'hacker sapeva che stanotte ci sarebbero stati dei civili in questo edificio. Contava sul fatto che avresti preso un ostaggio e che la polizia ti avrebbe messo a tacere. Ma sei più furbo di lui. Ah, hai ragione. Non posso credere di non essermene accorto. Crede di potermi uccidere così? Si sbaglia, cabron. Vattene. Ho fatto quello che volevi, quindi lasciami andare. Mi hanno fregato, hermano. Voglio scoprire chi si nasconde dietro tutto questo quanto lo vuoi tu, cabron. Vale, vale. Può essere che ti sia debitore. Ma te lo giuro, qualcuno la pagherà cara. Chiamatemi un figo, chiamatemi mentalist, chiamatemi quello che volete. Sanders è scappato, signore. Ma dubito che sia un pezzo grosso. C'è dietro qualcun altro. Maledizione. Ok, torna subito qui. L'edificio amministrativo è sormontato da un terrazzo. Lì troverai Farida. Ricevuto. Jensen, chiudo. Ok. Abbiamo liberato la tizia. Siamo riusciti a salvare tutti. C'è un palmare. Quindi... direi che per questa puntata sia tutto. Votate e commentate. Da Larus è tutto. Alla prossima, gente. Da Larus è tutto. Ciao.